Buongiorno, siamo nella sede dei bersaglieri di Magenta e siamo qui con Francesco, Gabriella San Vincenzo e Sergio dei Bersaglieri. Con alcuni pinetti, Francesco, che ti sono stati donati come cuori grandi dal lobby. Sì, Graziano, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Come ormai è tradizione da più di 15 anni, ringraziamo Lobby di Magenta che ha donato questi pinetti a cuori grandi all'associazione. Quest'anno in particolare abbiamo pensato di donarne alcuni alla sede del Bersagliere, visto che siamo qua in questo posto meraviglioso, e alcuni alla San Vincenzo, rappresentate qui dalla Gabriella. È un bel gesto, non solo simbolico, e poi Gabriella vi dirà anche il perché. È un modo per coinvolgere la cittadinanza e secondo me un altro bel motivo è quello che si fa anche un po' rete tra le associazioni e le belle realtà di Magenta. Ecco, è un piccolo segno che però anche per il futuro può essere adatto e può essere propositivo per le nostre belle realtà di Magenta, visto che ne abbiamo alcune belle e meritevoli, che in determinati progetti si possa anche lavorare insieme. E quindi uno, i pinetti, perché sapete che noi siamo per piantare gli alberi sempre e comunque. E due, per cercare in determinate situazioni di lavorare insieme, mettersi in rete, ognuno con le proprie peculiarità. E a noi sembra bella questo momento anche di fraternità, Di condivisione, come condivisione. Bravo passava Sergio. Ecco, Sergio, dove pianterete i pinetti? E li pianteremo, no, prima di tutto devo ringraziare Bigonio Certo. perché ci dona questi bellissimi pini natalizi e abbiamo la possibilità e li pianteremo, li metteremo anche a dimora nel nostro parco, che per Bellissimo renderlo parco. migliore, per renderlo più bello e renderlo anche ancora più verde. Però devo dire anche che alcuni pini andranno a alcuni soci, ce li hanno richiesti per poterli piantare nel loro giardino. Comunque non vanno persi. L'importante è che i pini non vanno persi. Ringrazio ancora di nuovo Bigogno per questa opportunità. Gabriella, i pini della San Vincenzo, come si può fare per averli? Allora, intanto io vorrei ringraziare questo trovarci noi, perché noi siamo la rete, tutti quanti, qui c'è Cuori Grandi, San Vincenzo e Bersaglieri. Quindi questo vuol dire che c'è la collaborazione, l'incontro delle associazioni, che è la cosa più importante, questo è il nostro futuro. Arrivano da Cuori Grandi, noi ne abbiamo una decina, tra l'altro sono intorno all'1,70, quindi sono veramente belli, e li diamo. Se c'è la possibilità di avere un piccolo contributo, noi lo accettiamo volentieri perché portiamo avanti tantissimi progetti. Tra l'altro, anche lì per contattarci abbiamo la pagina Facebook, dopo magari Graziano ci scriverà anche la mail e anche lì van volendo. Quindi con un piccolo contributo noi ci impegniamo anche a portare questi pini perché sono belli grandi, quindi voglio dire, non è così semplice caricarli. E niente, l'altra cosa che volevo dire è che questa è vita, no? Perché l'albero è vita, quindi trovo che sia bellissimo anche donare questi alberi, sia qui che in giro per Mangia. Comunque contattateci perché noi siamo disponibili, ripeto, prenderli, portarli e anche qui c'è la rete, arrivano dal Cuori Grandi. Noi abbiamo la Maristella di Magenta, che è una concittadina. Che è missionaria e quindi mi sembra di prendere un po' di lei e portarlo a noi e darlo agli altri insieme ai Certo. bersaglieri. Ecco, grazie. Va bene, grazie Francesco, Gabriella e Sergio dalla sede dei Bersaglieri di Magenta.